ragazze, un nuovo video, questo sarà un video spacchettiamo insieme. Vi voglio mostrare le meraviglie che sono contenute all'interno di questa busta, ragazze. Cioè, voi non potete capire. Oggi sono riuscita finalmente a girare questo video, ma in realtà ho questo pacco da 3 o 4 giorni e non vedevo l'ora di utilizzare il tutto. Siete riusciti a vedere qualcosina su Instagram? Per questo vi dico sempre, seguitemi su Instagram, più che altro su Instagram che su Facebook, lo sapete che sono molto ma molto più attiva lì. Vi lascerò tutti i link giù nell'info box e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi altri video. Allora, vi mostro subito il pacchettone. Arriva dal sito Nasty Dress, comunque troverete tutti i link giù nell'info box. Ha dei prezzi incredibilissimi, forse è uno dei siti cinesi migliori che io abbia mai provato. E per dire una cosa del genere, cioè, vuol dire che veramente, ma veramente mi è piaciuto tantissimo. Uno, perché arriva il pacco davvero in pochissimo tempo, è tracciabile come ormai in tutti i siti, però ti arriva proprio il messaggio di Bartolini, tant'è vero che io praticamente non me l'aspettavo. Mi è arrivato il messaggio da Bartolini che mi diceva che la consegna appunto era prevista il giorno appunto che il giorno dopo il messaggio di Bartolini. Mi è arrivato tutto in un pacco, non ho avuto problemi doganali, non ho avuto nessun tipo di problema ed è arrivato tutto in meno di 2 settimane, il che è perfetto. Tiriamo le somme, vi mostro subito cosa ho ordinato dal sito. Allora, inizierei da questo, vedete che cos'è. Allora, volevo mettere una cosa, non l'ho aperto nemmeno io, quindi non so quanto è grande. Volevo mettere un qualcosa sulla parete perché ho tolto la scritta e volevo mettere un quadro, volevo mettere qualcosa di carino e ho preso questo. Ora vi mostro cos'è. Allora, me l'aspettavo molto più grande, forse non ho letto bene le misure, comunque sono un paio di occhi. Cioè, sono degli occhi femminili, sono belli da vedere, ma li immaginavo più grandi, sinceramente. Non so se ci sta bene più sulla parete, quindi probabilmente no, non lo metterò, lo metterò da qualche altra parte, o al massimo lo regalerò. Quindi forse questa è una delle cose che non mi è piaciuta, però per il resto ora vi mostro, le chicche, la chicca ve la lascio alla fine. Poi, che nascondo. Allora, poi ho ordinato dei pennelli come se non ci fosse un domani, proprio perché amo i pennelli. Questi li avete già visti su Instagram ed è un set di pennelli, tra l'altro fatto strabene. Sul sito Nasty Dress costa davvero pochi dollari, ma li ho visti sul sito tipo Shine e costa 22 dollari, quindi tu dici cacchio, cioè c'è una differenza abissale. E sono fatti così, le setole sono morbidissime, mi piacciono perché sono sfumati, sono fatti proprio bene e la parte del appunto del pennello, oltre ad essere lavorata in maniera incredibile, è sfumata partendo da un viola, un fucsia, a un blu. È davvero bellissimissimo, mi piace tantissimo su questi pennelli, non vedo l'ora di utilizzarlo, non vedo l'ora. Poi ho voluto prendere un altro set di pennelli e questa volta è questo set di pennelli unicorno. Ormai questi pennelli sono ovunque, li volevo anch'io, li volevo prendere ed eccoli qui. Anche questi sembrano fatti molto bene, quelli lì non hanno perso setole al momento in cui li ho aperti. Poi ovviamente vedremo col passare del tempo, quando li laverò, come si comporteranno. Anche questi sono sofficissimi, sono davvero bellissimi, qui tra l'altro hanno delle sfumature incredibili,
incredibili, partono dal verde al lilla, bellissimi, bellissimi. Questi forse me li aspettavo un tantino più grandi, invece sono proprio piccini, 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 più che altro sono da blush, da illuminante, ma è uno da sfumatura, no? Per il resto niente di particolare. La parte appunto sottostante del pennello, il manico, è fatto proprio a modo di unicorno. A modo di unicorno, è troppo figa sta cosa, mi piace troppo. Vabbè, non mi viene, raga, non mi viene l'unicorno. Non mi viene l'unicorno. Comunque, troppo figa, troppo belli, mi piacciono tantissimo. Fatti veramente, veramente bene. Poi ho voluto prendere questi qui, che secondo me sono palesemente finti, come può essere che siano gli originali, sono quelli della Real Technique. Non lo so, la scatola è fatta piuttosto bene e anche dietro ci sono le Pixie Vu, cioè non c'è niente di diverso dalla scatola originale, almeno per quello che ho visto. Ovviamente non posseggo l'originale, quindi non posso dirvi sì è vero, no non è vero. Comunque è fatta piuttosto bene, fatto così, e qui all'interno ci sono i pennelli che ora non riesco ad aprire, vabbè, ve li mostrerò al massimo in un prossimo video, li utilizzerò in un Get Ready With Me, fatemi sapere con un commentino. Sono fatti proprio bene, ora sto vedendo le scritte sul pennello, sono fatti proprio bene. Le due vestitini, uno è questo qui, che non ho ancora aperto, ed è più un vestito estivo da mare, ecco, non da mare, perché lo dico così, è un vestito, non si può dire marino, è un vestito che utilizzi per andare a mare. Non è bene la frase, vale? Vedi che... Allora, materiale non è né cotone né... non ve lo so dire, è un misto tra cotone e qualcos'altro. Dicevo, non è quel materiale che appunto viene definito come sudame, come dice Violetta, ma è fatto piuttosto bene, ed è appunto un vestitino nero con delle fronze sotto che ormai hanno, non lo so, vabbè, tanto è carnevale, cioè, tanto è carnevale. Comunque sì, lo utilizzerò sicuramente per andare a mare, cioè quello era il senso dell'acquisto di questo vestitino. Invece quest'altro vestitino è proprio il top, cioè è davvero spettacolare, tra l'altro fatto benissimo, è di un materiale che si avvicina moltissimo al cotone, è diverso da quell'altro, ma è fatto proprio bene come i tubini che acquistate nei negozi, è fatto in questa maniera qui, cioè questa è la parte davanti fatta in pizzo, poi ha questo richiamo centrale sempre in pizzo trasparente che appunto si ferma sulla pancia, e poi sotto è fatto in questa maniera qui, appunto fatto a mo' di curvilineo. Oggi proprio non è giornata, tra l'altro c'è oggi è 1° marzo e c'è il sole che entra ed esce, stamattina c'era davvero un bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo tempo. Poi la chicca finale è questa qui. È questa qui. È una borsa, una pochette fatta in maniera incredibile, cioè è fatta benissimo. Poi molto fashion, ma molto, molto fashion. Giusto i capelli, vale? Molto, molto fashion. Guarda quanto è bello. È adorabile, è troppo bella, è bellissima, magari non ci metti niente, però è bellissima, è troppo troppo bella, non vedo l'ora di utilizzarla sotto un outfit primaverile, è incredibile,
ragazze, spettacolo sta borsa, ha pure la tracolla, cioè che cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano fatta di cacio, ora l'ho fatta un po' di cacchio dentro e è fatta più o meno così, tutta rosa, un po' stile Barbie, però chi se ne frega, tanto cioè le persone non la vedono da dentro ma la vedono da fuori, a meno che tu non vada alla cassa a pagare e quindi niente, si apre la borsa, ma è fatta veramente bene, cioè pure il materiale è bello compatto, non è di quelle borse che non valgono un cacchio, eppure ricordo che sul sito costava davvero poco, cioè quindi per me è stra promosso sul sito, mi è piaciuto troppissimo, davvero mi è piaciuto tanto. Ragazzi, il mio video termina qui, come sempre io vi invito a spolliciare, a condividere il video con i vostri amici e ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!